Siamo tornati nuovamente al cimitero dei Rotoli, questa volta per raccontare e testimoniare con le nostre telecamere quello che oggi è la situazione attuale del cimitero, tra rifiuti di fiori e soprattutto le salme ancora non tumulate, tanto che oggi è presente anche una troupe di Retequattro e Diritto e Rovescio con il direttore Paolo Del Debbio. Che aggettivo posso usare? Devastante, perché non c'è rispetto. Cioè, il rispetto dei morti è alla base delle civiltà. Le civiltà nascono quando si decide di dare sepoltura ai morti, già nell'antico, nelle popolazioni antiche, perché è un segno di rispetto assoluto per la persona, che non ha diritto al rispetto soltanto in vita, ha diritto al rispetto anche dopo la morte. Inoltre, la sepoltura della persona è un segno di rispetto nei confronti delle famiglie. Quindi qui non si rispettano i morti e le famiglie dei morti. E si va contro ad un principio più che di, sì, certo di legalità, di rispetto della legge, di rispetto, ma proprio un principio di civiltà che caratterizza l'Occidente perché ha sempre riservato alla sepoltura dei morti una importanza, un significato, un aspetto anche ovviamente di tipo religioso estremamente importante. Quindi non capisco il motivo per il quale non si trovi anche una situazione transitoria, se qualcuno vuole essere cremato perché non sia favorito il trasporto nel centro di cremazione più vicino, insomma, qualche modo per togliere questo scandalo che c'è alle mie spalle.